Cineale, il comune programma il PAES per l'energia sostenibile, incarico di manager ad uno studio tecnico di Cosenza. Etna continua l'attività eruttiva, i comuni colpiti dalla cenere già attivati per riportare sicurezza sulle strade. Importante tappa ieri a Noto del percorso intrapreso dal comune di Acireale per rientrare nella lista UNESCO città tardo-barocche del Val di Noto. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Tra gli altri argomenti parleremo di sanità operativo, come da noi anticipato il servizio di mammografia alla PTA di Acireale. L'ASP annuncia gli orari di apertura. Poi andremo ad Acicatena, dove i consiglieri d'opposizione intervengono a seguito della conferenza dei capogruppo per parlare dei problemi delle scuole. Trovare, dicono, in pochissimi giorni delle soluzioni risolutive. E infine il cittadino segnala: i residenti di Piazza Marconi ad Acireale lanciano un nuovo appello. Apriamo però parlando del comune di Acireale, che è beneficiario di un finanziamento per la redazione del PAES. L'obiettivo è attuare una strategia virtuosa per l'energia sostenibile. Vediamo. Il Comune di Acireale si attiva per la predisposizione di un piano per il risparmio energetico, in ogni caso pure sostenibile. L'Endacesi in tal senso ha avuto concesso dalla Regione, nello specifico l'assessorato per l'energia, un finanziamento di 25.514 euro, al fine di adempiere quindi ad una programmazione volta ad attuare questo percorso dai risvolti senz'altro positivi, in primo luogo per il clima. La gestione efficace delle problematiche energetiche fin dal primo momento ha rappresentato per il sindaco Ali un elemento chiave per il governo sostenibile del territorio, la valorizzazione delle risorse locali e il miglioramento della qualità della vita. Si tratta però di attuare un'azione che guarda al futuro attraverso l'adozione di metodiche virtuose e innovative, anche dal punto di vista professionale, con una figura di riferimento in tal modo preparata sulla materia in questione. L'ente Acesi, in questo senso, non dispone attualmente della figura di un energy manager, fino a qualche tempo fa svolta dal dottor Salvatore Grasso, il quale poi è stato chiamato a fare parte dell'attuale giunta lì, con delega, fra le altre, ai lavori pubblici e manutenzioni. In assenza, perciò, nel frattempo di figure idonee nell'organico comunale a svolgere la redazione del piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, il cosiddetto PAES, l'ente adesso è alla ricerca di questa figura, abilitata anche come esperto in gestione dell'energia, in maniera da poter affrontare i complessi compiti da svolgere. Ecco allora l'ente aver prodotto sul portale MEPA un invito a 5 operatori con adeguata esperienza al fine di ricevere un'offerta per il possibile affidamento del servizio. L'incarico di Energy Manager, vagliate le offerte e le candidature pervenute, è stato affidato dal Comune di Acireale allo studio tecnico francese con sede a Cosenza. E parliamo anche oggi dell'Etna, continua difatti l'attività eruttiva, i comuni colpiti dalla cenere già si sono messi in moto per riportare sicurezza sulle strade. L'Etna non si ferma più. Una nuova spolverata di cenere in città ha avuto inizio stamane, quando l'attività di fontana di lava ha prodotto una nube eruttiva che si sta disperdendo nell'atmosfera in direzione sud. Il nuovo fenomeno, che ha avuto inizio intorno alle 8, è stato preceduto da un trabocco lavico con una colata che si dirige verso la Valle del Bove. Protagonista sempre il cratere di sud-est e l'ampiezza del tremore è in aumento. E intanto ad Acireale proseguono le operazioni di spazzamento straordinario, anche manuale, nelle piazze tanto del centro che delle frazioni. Per quanto riguarda il conferimento della cenere vulcanica da parte degli utenti, sin da questa mattina è possibile depositarla davanti alla propria abitazione o in aree adiacenti, ove non costituisca ostacolo al transito di veicoli e pedoni, nelle giornate di oggi, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 febbraio prossimi. 3 scarrabili sono inoltre stati posizionati lungo la parte alta di Corso Italia, all'intersezione con via Giovanni Verga, su piazza Agostino Pennisi e sulla piazza della frazione Fiandaca. Gli scarrabili resteranno posizionati nei luoghi indicati dalle 15 alle 18.
Con l'evolversi della situazione, vista la nuova eruzione di questa mattina, valuteremo il da farsi nelle prossime ore, fa sapere l'assessore all'ambiente Daniele La Rosa. Invito nuovamente i cittadini di Acireale a non smaltire la cenere nei contenitori destinati al secco. Si fa appello dunque alla responsabilità collettiva, conclude La Rosa, posto che il materiale piroclastico non è assimilabile ai rifiuti tradizionali ed il suo smaltimento deve avvenire attraverso particolari procedure per tutelare la salubrità dell'ambiente e l'incolumità della cittadinanza. E a seguito della copiosa caduta di cenere vulcanica che ha ricoperto di nero i territori dell'Acese, l'associazione culturale Coriandolata si è attivata per accogliere quanto raccolto dai cittadini. È possibile contattare l'associazione tramite i canali social per fissare un appuntamento e consegnare il materiale. E rimanendo sull'argomento, ad Acicatene il sindaco Nello Oliveri, d'intesa con l'assessore all'ecologia Giovanni Pulvirenti, comunica alla cittadinanza che nell'isola ecologica del centro COM di via Sottotenente Barbagallo ad Aci San Filippo si può conferire la sabbia vulcanica. L'utenza interessata potrà conferire in sacchetti trasparenti dalle 9 alle 13 nel pomeriggio, dalle 15 alle 17. A giorni partirà la raccolta della cenere vulcanica porta a porta. Adesso invece uno sguardo ai dati dei contagi. Nelle ultime 24 ore la Sicilia ha registrato 480 nuovi casi su quasi 25.000 test processati, con una percentuale di positivi leggermente in calo. I decessi nella giornata di ieri sono stati 26, mentre i guariti 1.105. Negli ospedali sono ricoverate 40 persone in meno per un totale di 1.075, mentre 145 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quest'ultimo dato in calo rispetto al giorno precedente. E per quanto riguarda i casi provincia per provincia, Palermo ieri ha registrato 176 nuovi casi, mentre Catania ne ha registrati 111. In relazione ai buoni spesa della Protezione Civile, l'assessore alle politiche sociali Palmina Fraschilla rende noto che sono state ricevute 924 richieste, di cui 470 circa senza alcun reddito riferito al mese di gennaio. Sin dalla giornata di oggi verranno accreditate le somme spettanti in base al nucleo familiare fino ad un massimo di 800 euro per nuclei di 5 più componenti ed inviati a mezzo di SMS i PIN per i nuovi beneficiari. Successivamente, in base ad eventuali somme residue, precisa l'assessore Fraschilla, verranno prese in considerazione le istanze relative a redditi da sussidi pubblici, sempre riferibili al mese di gennaio. Colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento alla responsabile dei servizi sociali, la dottoressa Giulia Cosentini, e a tutto il personale dei servizi alla persona per la professionalità e la celerità usate nel lavoro svolto. L'elenco degli esercenti aderenti all'iniziativa, nei quali è possibile spendere quanto accreditato, è visionabile online all'indirizzo acireale.socialbonus.it/punti vendita. E con ordinanza della Polizia Municipale di Acireale, dal 24 febbraio fino al 16 aprile, dalle 7 alle 18 di ogni giorno e comunque fino ad ultimazione dei lavori di sostituzione cavo dell'Enel in via Timpa, viene istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e il restringimento della carreggiata su via Santa Maria La Scala dall'intersezione con via Provinciale per Riposto, strada provinciale SP2, fino alla via Grotte delle Colombe su via Grotte delle Colombe dall'intersezione con via Santa Maria La Scala fino al civico 1 con limite di velocità di 20 km orari su via Santa Maria La Scala e su via Grotte delle Colombe. Adesso ci fermiamo per un primo sacco pubblicitario, a tra poco. Un paese carnaval!
Come eravamo, speciale Carnevale. 90 anni di storia, dal 1930 ad oggi, del più bel Carnevale di Sicilia. Documentari, interviste, iniziative speciali, personaggi. In 4 puntate, in onda tutti i sabato di febbraio, il Carnevale di Acireale. Dal più bel Carnevale di Sicilia, al podio di terzo Carnevale d'Italia. Tutti i sabato di febbraio alle ore 21. In replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23. Su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre, e su Facebook. L'unico carnevale nel periodo del carnevale. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. L'antico sapore del pane. Da 20 anni mettiamo nelle vostre tavole pane lievitato naturalmente e cotto nel forno a pietra. Ci siamo specializzati nella produzione di pane con farina di Kamut ai 5 cereali di segale, azimo, integrale, farro e timilia. Inoltre produciamo giornalmente ottimi prodotti di pasticceria e biscottificio, dolci del periodo, paste di ogni genere e torte per qualunque occasione. E per un veloce break, colazione, tavola calda, schiacciate, pizza a pala, secca o tradizionale. L'antico sapore del pane. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 192 e in via Santi Elena e Costantino 65. Ad Aci Sant'Antonio, presso Conad Superstore, via Marchesana 50. Prime emozioni ora vi aspetta nel nuovo store di via Salvatore Vigo 116 a Cireale. Tante grandi firme per piccole produzioni alla moda da 0 a 12 anni. Dutch, A&J, Puma, Paris Hilton, Milon. Per di più, Blue 7, Polo Club, Mac Illusion. Per le cerimonie, abiti anche personalizzati su misura per risolvere qualsiasi problema di taglia. Prime emozioni, dal corredino per neonato agli abiti da cerimonia. Nuovo store in via Salvatore Vigo 116 a Cireale. La moda in gioco. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8:30, 20:30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Parliamo di sanità. Come già anticipato da noi sabato scorso, stamane la comunicazione ufficiale, attivo ad Acireale il servizio di mammografia presso il poliambulatorio del distretto sanitario. Ecco gli orari di apertura. Ne avevamo dato comunicazione lo scorso sabato, stamane è giunta la comunicazione ufficiale dell'ASP di Catania. Dopo i tanti solleciti da parte del Tribunale per i diritti del malato di Acireale, l'ASP fa ora sapere che è attivo presso il poliambulatorio del distretto sanitario di Acireale, via Martinez 19, il servizio di mammografia clinica dell'unità di radiologia dell'ospedale di Acireale. L'ambulatorio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14. Le prenotazioni vanno effettuate tramite il numero verde all'800 95 44 14. Il trasferimento del servizio di mammografia clinica presso
Questo il poliambulatorio distrettuale si colloca nell'ambito della riorganizzazione già implementata degli ambulatori del nosocomio Acese a seguito dell'attivazione del Covid Hospital. Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti con la comunità, le associazioni di volontariato e i rappresentanti istituzionali del territorio, afferma il manager dell'ASP di Catania, dottor Maurizio Lanza. Ringrazio i responsabili delle strutture coinvolte per la grande sinergia dimostrata. Grazie al loro impegno garantiamo un servizio fondamentale per la tutela della salute delle donne, un servizio che sarà mantenuto anche al termine della pandemia, arricchendo così l'offerta sanitaria del distretto Acese. Sul sito del comune di Acireale, ambito servizi, l'autorità garante della persona disabile è da ieri pubblicata la carta dei servizi a cura del responsabile, il dottor Riccardo Castro. Si tratta di un importante strumento che consente in tal modo ai cittadini di avere un filo diretto con il garante al fine così di segnalare disfunzioni o disservizi o ancora carenze per una normale quotidianità delle persone con disabilità. Il dottor Castro è a disposizione di tutti i cittadini nella giornata di martedì dalle 16 alle 18 nei locali comunali di via degli Ulivi 19. E parliamo adesso della seduta di Consiglio Comunale che si è tenuta ieri sera sempre ad Acireale, che come si ricorderà viene trasmesso in diretta sulla nostra emittente. I lavori presieduti dal vicepresidente Francesco D'Ambra hanno dato spazio alle interrogazioni e interpellanze con risposta immediata da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. Rinviato invece l'atto di indirizzo presentato dal consigliere Luciano Scalia, che richiedeva l'intitolazione del Palazzo del Turismo al compianto Santo Di Mauro. Quanto alle interrogazioni di particolare rilevanza, l'intervento del consigliere Alessandro Coco, che è tornato sul tema strisce blu. Lo andiamo a sentire. Non ho condiviso due passaggi. Uno, l'allargamento degli stalli a pagamento nella zona a nord, nel quartiere di San Cosmo, nello specifico sulla via Ingegnere Antonino Scalia, che considero particolarmente astruso rispetto a una logica di anche mantenimento di strisce blu in zone dove appunto possono avere una loro utilità, in quanto la via Ingegnere Antonino Scalia è sì una strada commerciale, ma è una strada che è all'interno di un quartiere che commerciale non è, totalmente residenziale, non esiste nessun'altra attività commerciale nelle strade limitrofe, di conseguenza questa sorta di oasi nel deserto, non inserendosi in un contesto più generale, come invece è giustamente il centro di Acireale, sia la parte storica, quella a nord che quella a sud, non vedo quale sia l'utilità delle strisce blu, se no un dare in un certo senso dei disagi ai residenti di quella strada, anche perché aspettano ancora un parcheggio che, non avendo il collaudo, non può essere utilizzato, e in generale soffrono anche la presenza degli uffici comunali che giornalmente fanno sì che centinaia e centinaia di persone vadano in quelle zone. Dal mio punto di vista è sbagliata l'individuazione del via Ingegnere Antonino Scalia ed è sbagliata la tempistica in generale dell'aumento così enorme, come viene a sapersi, almeno 200 stalli dei 600 inizialmente previsti, ma sempre 200 sono in più in generale sulla città. Detto questo, prendo atto che questa è chiaramente una decisione politica, si può o meno essere d'accordo, io chiaramente non lo sono, ma vi chiedo, ed è l'ennesima volta che lo faccio, un'azione che vada a in qualche modo limitare quelli che possono essere i disagi dei residenti o di quelli che lavorano e quindi vivono determinate strade, determinati quartieri con la frequenza quasi come chi lì risiede. Quindi vorrei che si prenda una posizione chiara rispetto alla necessità di abbonamenti. E oltre alla seduta di Consiglio Comunale che si è svolta ieri sera ad Acireale, un'altra seduta di Consiglio Comunale si è svolta invece ad Acicatena, dove all'ordine del giorno figuravano le interrogazioni e interpellanze dei consiglieri comunali. Il civico consesso ha intanto accolto la neoconsigliera Carmela Sapuppo, che subentra nell'aula del Consiglio dopo le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Giuseppe Liu.
Liuzzo. La Sapuppo, da anni impegnata nel sociale con grande esperienza nel campo dei CAF e patronato, fa parte della lista civica La Nostra ACI Catena. Nell'occasione si è presentata al Consiglio la nuova rappresentante della Giunta Oliveri, l'assessore Lorena Liuzzo, subentrata all'assessore Valentina Mangiafico. A lei il sindaco ha conferito la delega di vice sindaco. E continuiamo a rimanere ad ACI Catena, dove ieri si è tenuta una conferenza dei capogruppo per parlare delle problematiche relative alla scuola, un incontro che ha trascinato dietro un po' di polemiche e oggi intervengono i consiglieri d'opposizione. Scuola di ACI Catena al centro di un focoso dibattito. A fronte delle problematiche che sono costretti a fronteggiare i dirigenti scolastici pur di offrire un servizio sufficiente agli studenti tornati sui banchi, si è svolta ieri una conferenza dei capogruppo, dove sono intervenuti il sindaco Oliveri, l'ex assessore alla pubblica istruzione Valentina Mangiafico e la neoentrata Lorena Liuzzo. A parlare ai presenti la dirigente scolastica Irene Patanè, che ha esposto le carenze. Ma dinanzi all'evolversi della riunione intervengono oggi i consiglieri d'opposizione Quattrocchi, Murapito, Sciacca, Giannetto, Finocchiaro, Petralia, con una nota. Noi come consiglieri d'opposizione abbiamo innanzitutto criticato il modo in cui ci si è rapportati alla preside, che non era sicuramente lì per essere accusata di qualcosa o tacciata di aver reso pubblici questi problemi stessi. Eravamo lì per cercare delle soluzioni. Devo essere onesto, nel corso della riunione non ci sono state date delle soluzioni a breve termine. L'impegno, quello sicuramente sì, ma perché immaginiamo che sia nell'interesse chiaramente di tutti andare a cercare di risolvere questi problemi, noi abbiamo il dovere politico di andarci a chiedere come mai queste questioni non siano mai state affrontate, non siano mai stati risolti questi problemi. Solo per citarne una, ancora oggi le scuole pagano una bolletta, la linea internet, che è vecchia da almeno 20 anni, quindi con costi enormi e servizi decisamente bassi. Sappiamo che c'è stato un impegno da parte dell'assessore Mangiafico, che però in un anno non ha prodotto quello che era l'intenzione dell'assessore stesso. La palla passa al nuovo assessore e vice sindaco Liuzzo, ma al sindaco soprattutto, che è da 4 anni lì e che deve dare delle risposte. Non possiamo più aspettare, ma soprattutto interpretiamo la voglia dei cittadini, dei genitori, dei ragazzi che spesso ci vengono a chiedere cosa sta accadendo. E abbiamo scritto nel comunicato, abbiamo indicato come la soluzione forse sia quella di fare finalmente un passo indietro, anche se ormai manca soltanto un anno, ma è sicuramente più, come dire, un gesto simbolico che vuol dire il fallimento di questa amministrazione. Mentre il sindaco Oliveri, contattato, ha preferito non commentare quanto accaduto ieri, nel suo profilo social, con un post corredato dal disegno di un supereroe, interviene l'ex assessore Mangiafico, ritenendo quella di ieri una brutta pagina politica. Avere la capacità di scoprire la data degli interventi, scrive nelle ultime righe la Mangiafico, non vuol dire avere le capacità risolutive, ma farsi furbi agli occhi di persone che legittimamente cercano un punto di riferimento. Il consigliere Quattrocchi, ritornando sulla conferenza di capogruppo, sostiene che questa è una questione che va al di sopra delle linee politiche. È una questione che riguarda i ragazzi, una questione che riguarda una categoria di persone, quindi gli studenti, che spesso e volentieri non hanno tutela diretta perché non votano, e quindi qualcuno pensa che non debbano essere ascoltati. In realtà sono problemi reali che vengono portati alla politica attraverso i genitori, attraverso altre persone, come per esempio la preside Patanè, che fa benissimo il suo lavoro, però noi abbiamo il dovere di portare avanti queste esigenze da parte, come detto, di una categoria che sicuramente è poco ascoltata, se non addirittura per niente. A Via Grande nei prossimi giorni entrerà in servizio un nuovo scuolabus adibito al trasporto degli alunni della scuola secondaria. L'automezzo è stato acquistato recentemente e prende il posto del vecchio pulmino che è stato rottamato. L'annuncio è del sindaco Franco Leonardi, il quale precisa che il nuovo scuolabus garantirà maggiore sicurezza e comfort per gli alunni, assicurando allo stesso tempo un minore impatto ambientale. Il mezzo
conta 28 posti a sedere più i due riservati all'autista e all'accompagnatore, si affianca all'altro scuolabus in funzione. L'acquisto del nuovo scuolabus è stato finanziato esclusivamente con fondi comunali per un importo che supera i 56.000 euro. L'acquisto di un nuovo scuolabus rientra nella più ampia azione volta al rinnovo del parco mezzi che l'amministrazione ha avviato da qualche mese, prendendo il via con l'acquisto di una nuova autovettura per il comando della polizia locale e proseguendo con l'acquisizione di ulteriori automezzi a supporto dell'attività degli altri uffici. Conclude così il suo discorso il sindaco Leonardi. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Come eravamo, speciale carnevale. 90 anni di storia dal 1930 ad oggi del più bel carnevale di Sicilia. Documentari, interviste, iniziative speciali, personaggi. In 4 puntate in onda tutti i sabato di febbraio, il carnevale di Acireale. Dal più bel carnevale di Sicilia al podio di terzo carnevale d'Italia. Tutti i sabato di febbraio alle ore 21. In replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre e su Facebook. L'unico carnevale nel periodo del carnevale. Leotta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Saldi, 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 tanti saldi! Da Ulisse, su tutte le calzature, saldi comodissimi. Vieni a provarli. Tante occasioni, anche su borse, valigie, accessori. E a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Prova i saldi. Saldi, saldi. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Baratelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Terza parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di Acireale, che entra a pieno titolo nella lista UNESCO città tardo-barocche del Val di Noto. Ieri difatti un importante incontro a Noto. Vediamo allora di che cosa si è parlato andando a sentire anche l'intervista del presidente del Consiglio Sonia Botto, ma anche del deputato all'Ars Angela Foti, che si stanno occupando proprio di questo progetto. Vediamo. Importante tappa ieri a Noto del percorso intrapreso dal comune di Acireale per rientrare nella lista del dossier UNESCO città tardo-barocche del Val di Noto.
Acireale ha infatti partecipato ad una importante riunione durante la quale è stato sottoscritto l'accordo con la società civica che ha avuto l'incarico di iniziare a predisporre il piano di fattibilità del sito UNESCO, comprensivo non più degli 8 comuni che lo componevano, ma anche degli altri 5 che ne hanno fatto richiesta, tra cui Acireale. Un investimento, ci dice il presidente del Consiglio Comunale, tra i principali sostenitori del progetto, i cui benefici saranno duraturi nel tempo. È stata la seconda tappa importante a distanza di un anno che, durante il quale ci ha visto lacrimente al lavoro nonostante la pandemia. La seconda tappa importante perché da ieri praticamente inizia finalmente questo studio di fattibilità che consiste in alcuni step. Il primo step sarà dietro appunto la guida di Civita, i 5 comuni pretendenti dovranno iniziare a predisporre i loro dossier. Quindi sarà una raccolta documentale dei beni che queste 5 città vantano e che possono essere, diciamo, inserite nel tardo barocco. Il secondo step consisterà in una fase di valutazione di ammissibilità di quanto da noi indicato. Il terzo step ci vedrà in un unico dossier, diciamo, ci vedrà coprotagonisti della presentazione di un unico dossier, di un'unica candidatura entro settembre 2023, unica candidatura di un unico sito UNESCO delle città tardo barocco e Val di Noto, composto non più da 8 ma da 13 comuni. È un investimento che richiede risorse economiche e anche risorse umane, risorse tecniche, ma principalmente richiede durante questi step anche la volontà dal punto di vista politico di far concorrere questa candidatura insieme alle altre candidature che nel frattempo in Italia si stanno preparando tanti altri dossier e convincere UNESCO Italia che siamo meritevoli di entrare a far parte anche noi nel sito UNESCO Tardo Barocco Val di Noto. Ad accompagnare la delegazione accese la deputata regionale Angela Foti, che ha tenuto le relazioni con il sindaco Corrado Bonfanti, comune capofila del progetto che prevede la redazione di 3 piani di gestione sui siti UNESCO Val di Noto, Siracusa Pantalica e Piazza Armerina. All'interno di questo finanziamento del Ministero dei Beni Culturali è stata utilizzata anche l'utilizzazione per la redazione di un nuovo sito UNESCO che sostituirà, lo speriamo tutti, quello della Val di Noto, estendendolo da 8 a 13 comuni, includendo Acireale, Mazzarino, Gran Michele, Ispica e Vizzini. Ieri è stato siglato il contratto con Civita, che è la società che raccoglie il testimone nuovamente dell'affidamento per questo lavoro di natura tecnico-scientifica, e Acireale torna a essere protagonista fin da ora, in quanto ieri, come dire, tutti i sindaci hanno unanimemente concordato il fatto che il piano di gestione già approvato è assolutamente utilizzabile per delle azioni di coinvolgimento del territorio e rafforzamento dell'identità cittadina intorno alla presenza del tardo barocco in città. Il cittadino segnala, torna a puntare la sua attenzione su Piazza Marconi ad Acireale. I cittadini chiedono di nuovo attenzione dopo l'ultimo appello rivolto qualche mese fa, ma rimasto inascoltato. La rubrica Il cittadino segnala ritorna oggi nella zona di Piazza Marconi. Ritorna perché dopo una segnalazione arrivataci alcune settimane fa in merito allo stato di degrado in cui versa Piazza Marconi, ma anche le vie limitrofe, in particolar modo via Riggio, a sentire i residenti della zona, le loro richieste di una maggiore attenzione nei confronti della zona sembrano essere rimaste inascoltate. I residenti lamentavano l'incuria della zona, con rifiuti abbandonati per strada che formavano delle piccole discariche a cielo aperto, ma anche una vegetazione di erbacce che cresceva rigogliosa sul ciglio della strada senza che venisse rimossa. E così gli stessi residenti hanno protocollato agli uffici comunali una lettera indirizzata all'assessore all'ambiente del comune di Acireale, Daniele La Rosa, nella quale si chiede di attenzionare lo stato di degrado in cui versa via Riggio. Lo stato di degrado segnalato più e più volte, si legge nella lettera, non ha sortito nessuna attenzione da parte dell'assessorato da lei retto. Pertanto si chiede, ancora una volta, un intervento di bonifica dell'intera zona,
con il regolare servizio a mezzo di netturbino mai visto finora, è composta di telecamere onde individuare, continua la lettera, chi, con spregio di tutte le norme del vivere civile, sicché si perpetri ancora questo intollerabile stato di degrado che non rende onore a noi abitanti della zona, ma neanche ai signori amministratori di questa città. Voltiamo pagina. Iniziative editoriali. Questa mattina al Palazzo di Città ha avuto luogo la presentazione del Gulli e Pennisi, opera del preside Alfonso Sciacca, che abbiamo già avuto di sentire sulla sua ultima pubblicazione. Oltre all'autore erano presenti diversi rappresentanti istituzionali, in primis il sindaco Stefano Lì. Quello del professor Sciacca, già alunno, docente e preside del prestigioso liceo Acese, nonché sindaco della città agli inizi degli anni 90, è un lavoro poderoso che parte sin dalla prima metà del 1700, quando vennero gettate le basi per la fondazione del Gulli e Pennisi, che poi aprì i battenti nel 1884. Un prestigioso riconoscimento alla carriera per un ottimo professionista. Parliamo di Filippo Di Mulo, originario di Aci Buonaccorsi, attuale responsabile del settore velocità della Nazionale di Atletica Leggera e tecnico del CUS Catania. La Federazione Nazionale di Atletica Leggera gli ha conferito il diploma d'onore di allenatore benemerito, un titolo che nel settore velocità, per esempio, era stato assegnato prima di Filippo Di Mulo a personaggi del calibro di Carlo Vittori, l'allenatore di Mennea. Di Mulo, dunque, con pieno merito nella gota dei grandi maestri dell'atletica leggera italiana. Sono molto contento, afferma il diretto interessato, è una gratificazione per la mia carriera, per uno sport che amo e a cui ho dedicato praticamente tutta la vita, prima come atleta e poi come tecnico. La redazione di Etna Channel si stringe attorno a Sebi Leonardi, già vice sindaco della città di Acireale, per la perdita della cara mamma, la signora Franca Aricò. Porgiamo a Sebi e alla famiglia le più sentite condoglianze. Adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Sereno o poco nuvoloso con transito di velature dal pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 16 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.